tutti, ragazzi. Allora, dopo ben, sì, in circa 2 settimane sono tornato a fare i video di FIFA. Ci eravamo lasciati, diciamo, a metà di 6, con la salvezza, direi, conquistata più che meritatamente. E appunto ci eravamo lasciati con il fatto di provare ad andare in divisione 5, magari vincendo un titolo. Insomma, niente, proviamoci. Comunque, come vedete, ci sono delle novità. Cioè, ce n'è una in particolare, però poi un'altra che non si vede, ve la spiego io. Allora, praticamente ho comprato Cerci perché comunque giocando un po' così online tra amici e non, ho trovato gente appunto che ce l'aveva e aveva delle caratteristiche piuttosto interessanti per me. Ovvero, è uno che comunque a livello di agilità, non di velocità, di agilità con la palla al piede, è uno che ci sa parecchio fare. Insomma, l'ho voluto provare. E vi dirò, qualche partita l'ho già fatta e male non è. E se avete magari sia la Liga o perlomeno qualcosa per farci intesa, magari non lo so, due giocatori italiani come attaccanti, centrocampisti, io vi consiglio di comprarlo. Tanto non costa nemmeno tantissimo. Tra l'altro, io ho avuto la fortuna di trovarlo con tanti contratti e con, come si può dire, l'abilità di cecchino e niente. L'ho comprato e mi garba, via. E poi un'altra novità è quella che appunto si tratta. Perché? Perché il wifi che c'era, perlomeno diciamo l'internet, la connessione faceva stracacare il cazzo e quindi non ho potuto gestire niente da laggiù con l'applicazione. E quindi niente, però me lo tengo e man mano lo rivenderò, sì, e poi appunto, magari a di meno, perché fra l'altro mi sono accorto che i prezzi sono abbastanza calati rispetto alle 2 settimane fa, man mano lo rivenderò per poi prendere quel giocatore che già dissi senza fare il nome. Che era forte e costava un po' per la Serie A, niente, che appunto avevo intenzione di comprare. Ovvia, iniziamo un po' a giocare, cercare l'avversario e speriamo che tutto vada per il meglio. Eccolo qui, il prossimo avversario, vediamo un po' la squadra c'ha. Votazione 81, vai, addio. Mamma mia, signori. Vai, fra Walker e Schürrle sulle fasce vola, in attacco non se ne parla nemmeno. Sta Rijkaard, centrocampo, abbastanza benino, difesa. Qualità, insomma, insomma, portiere, check. La qualità della difesa, oh, non è tanto, ma secondo me sono forti. Okay, vediamo un po', iniziamo. Aio, 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 aio. Occhio a Walcott, Walcott! Lo vedi? Vai, di già, 1-0 lui, che palle, di già subito dopo poco. Vai, vai Manuel, vai Manuel, vai Manuel! E là, tira! Eccolo lì! 1-1! E meniche! Diamo di... Aio, aio, vai Vargas! E mezzo a me! Medal! 32esimo, 2-1! Ribaltata momentaneamente la partita, diamo! Oh, occhio a Starridge, levane, 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 Nonna San, no, no, no! Fai! 2-2! Palla, ma quanto cazzo si fa a cane in difesa, eh? Vai, vai, oh, Menichi, vai, no, tira, tira Menichi, com'è forte, com'è forte, 3-2, ritorna in vantaggio, vai, vai Menichi, Menichi. Questo è il portiere, Schürrle, 4-3, però sono sempre in vantaggio io, speriamo bene. Aio, aio, aio Vargas, vai Vargas! Eccolo lì! Edu Vargas! 5-3! Andiamo, cerchiamo di tenerla questo vantaggio via, eh! Aio, 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 aio! Schürrle, levane, levane! Dai, ma che cazzo di go è? Madonna santa, che palle questi go qui! Vai Menichi, a te in mezzo, vai Ale, eccolo lì, ve l'ho detto di Cerci, compratelo, eccolo lì, Alessione Cerci, 6 avanti, che cazzo di partita è? Aio, 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 che sta, Rizzo, dai, ma che culo,
qualche gol di merda, te. Quello sciavuso, te. Poi sempre questa esultanza a mongoloide. Emanuele, scatta un altro. Eccolo lì, 7-5, Emenike. Capriola da mongoloid, usate in terra, cazzo me ne frega, 7-5 all'80esimo. Dai che manca poco. Finiscevi, diciamo, una sorta di patimento, ma tra virgolette, perché comunque si è vinto di due. Va bene, sì, 7-5, una partita da over 8000. Comunque, migliore in campo, Emenike. Andiamogli. Manca 4 partite e 6 punti, anzi 3 punti alla promozione e 6 al titolo. Mancano solamente tra virgolette 6 punti, 2 vittorie per poter vincere questo cazzo di titolo. Guardiamo un po' di farcela. Allora, questa c'è una Serie A che io non so com'è coma, sinceramente, oppure sia un po' buggato. Stiamo bene. Mertens! Mertens! 1-0! Di Natale! Ma è rigore! Avevo di Natale! Di Natale! No! E nulla! E Higuain! Tira! Ma che cazzo fai? Ma vai in culo, maledetta la miseria di... Boy, a commander cazzo! Uttaccio! Ma proprio della Juve, maledetta la miseria! Addio. E lo sapevo, sai. Quella coman di merda, maledetta la sua mamma, di. Tira, Gonzalino! Ma che testa c'hai, Chiellini? Ma che testa c'hai? Oh, ma che go è? Mamma mia. Chi è lui? No, è sempre lui! No, Commander cazzo. Via. Che ne altro? Via. Per me non ha fatto con Command, già qualcosa. Dai. Ma guardami, che rotti in culo, di. No, Command no. Command levale! Voglia di... velocista come Medel, ecco, vedi. Ma è giusto, sì. Lo butti fuori, arbitro. Spero per la prossima volta un Joy, il mongoloide, no? Yeah. Ale, oh, ora sì, cambia il risultato. Yeah. Finitavi. Bella figura di merda. 6-2, che strina. Oh, manca ancora 6 punti. Boh, via, guardiamo se almeno questa volta la fortuna, non è la bravura, la fortuna è dalla mia parte. Ma come siamo alla squadra? Kinder sorpresa, Lovino. Ma comunque a livello di qualità non mi sembra un granché. Sta a vedere tutte le volte così. Trova fenomeni. Boh. Via, staremo a vedere. Cioè, ma che cazzo di qua è? Io vorrei sapere che cazzo fanno in difesa.
Maledetti loro, maledetti. No! Porca troia, mi pareva dentro di... Mertens! Mamma mia, Mertens! Mamma mia! Ma che gol ha fatto? Ma che gol ha fatto? Guarda Vidi! Boom! Facci la presa di Obrado! Vai Gonzalino! No, no! Non ci voglio rede, non ci voglio rede! Ma come si fa a sbagliare questo CV? Alessio! Cerchi! 2-1! E ringraziamo anche Pepe, Roncino, vabbè, dopo questa battutissima triste, battutissimo ho detto. Vabbè, che se ne frega, 2-1, andiamo avanti così, va bene. Dai, Ale, 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 Alessio! Cerchi! Grazie, date letto a me. Se ci avete 5.000 crediti, 4.500, compratelo. Cerci. Palo, 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 palo. Sto avanti a palemi. Iole. Tirale. Niente. Corne. Di testa. Mamma mia, Chiellini. Ma che cazzo di testa c'hai? Cerchi! Non ci credo, traversa. Dai che manca fuoco. Manca fuoco, andiamo di chiuderla. Ale! Alessio! Cerchi! E si porta a casa il pallone. Tre gol, tripletta, 4-1. Andiamo di, dai manca poco. Attenzione, l'ultima azione. Ancora Ale. Dio. Vabbè, io. Va bene, Cerci. Dai che è finita. Oh. Io. Mamma mia, ma che gol! Pipita! Gonzalo Higuain aggrava la situazione per la squadra avversaria. Ma chi se ne frega? Ora lo dirò, me ne fotto un cazzo se poi non so come può cambiare il risultato. Ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo e dici qui. Ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo e dici qui. E andiamo di. La promozione c'è. Grazie Ale, grazie Dries, grazie Gonzalo, grazie a tutti per questa splendida partita. Ma per me è un commentatore vero, maledetta la miseria. Via, 5-1, promozione conquistata, direi più che meritatamente, a parte per la partita di prima. Via, e ora, quante partite ha a disposizione? Fa vedere che non mi ricordo, due partite. Almeno una vittoria, così si vince anche il titolo e si fa più crediti. Dai, via, guardiamo di vincerla, perlomeno si vince il titolo, ecco, chiamata la squadra questa qui. Porca troia, di, ma guardami, c'è Ozil, a destra vola, a sinistra quasi uguale, in attacco no come, la difesa c'è, via, mi toccherà perdere. Ale, vai Ale! Tirale! No! Oh, tira! Ma che cazzo è? Ma cos'è? Non vuoi entrare! Aio! Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Boh, questa era la classe a regola, la classe a detto, che ho sbagliato e che ho subito. Meno male ci ha messo il mano Neandanovic.
L'ha fatta! Vai! No. Come adesso? Dai, ma si scherza! Bimbe, ma io stavo facendo il cerchio per tirare! Dai, pensavo fosse il classico che mi diceva cercazzo, il classico giallettino, classe munizione rosso e meniche. Porca troia. Vai, rigore. Che cazzo, sempre cazzo adesso, mi immagino. 1-0 lui. Osil, su rigore. Netto. Becca Andreva. Eccolo, ti pareva? No! Non ci voglio rete. Porca troia. 2-0, de. Oh, sta rigide. Cazzo di... Porca troia. Eccolo lì, subito. Ale, cerci, vai. Schiaccia 5, esulta. Dai, dai, bimbi, dai, dai, dai. Ultra offensiva, attacco sale un po' troppo. Siamo in 10. Cavaglia, cavaglia, cavaglia. Va a prendere subito, subito, subito. 3-2, andiamo, manca un quarto d'ora. Dai, crediamoci. Ma dove cazzo sei? Andanovic e tutta la difesa. Ma dove siete? Che palle, Dio. Niente, io pensavo di potercela fare invece. Sta rigid merda. Mi ha rovinato questo piccolo sogno, speranza. E Cabeia, ma ormai è inutile. Anche perché anche dovessi farcela per un pareggio... E nutra, a me mi serve una vittoria. Finisce così, come sempre, mancavano solamente 3 punti o una vittoria. Ho perso. Ora l'ultima partita, la prossima, deciderà tutto. Comunque mi è per giustificarmi, perché poi d'altronde se ero brava già, forse potevo vincere. Però quell'espulsione di Meniche mi ha condizionato parecchio. Questa sarà la partita che deciderà il tutto. Per mia fortuna almeno in D5 c'è la promozione, l'ho ottenuta. No, guarda questa vecchia squadra, ciao. Neymar, Bale, Benzema, Modric, Dimitri Rodriguez, Iniesta, Marcelo, Sergio Ramos, Godin, Daniel Alves, Casillas, Del Bosque, vabbè. Qui perdo per forza. Comunque... Dicevo, per mia fortuna almeno in divisione 5 sono di già. Però a te, se non mi piacere vincere il titolo. Dai. Vai Ale! Vai Ale! Ceci! 1-0! Dopo solamente 6 minuti! E andiamo, cazzo! Ma l'ha fatta! Edu! Al 9 minuto, 2-0. Dai ragazzi. E oh, Medel. Rigore. Mamma mia, meno male che non ci arrivava Cerci. Vedi? Sì, fallo, fallo. Manata sull'uccello a Medel da parte di Casillas. Che Andrea va, prima me l'ha sbagliato il rigore, è un po' di fallo ora. Eccolo lì, Antonio Candreva. Siamo quasi al 14° e la partita sembra già ormai decisa. Però non voglio portarmi auto merda. Quindi sto zitto. Edu. Edu. Luck. Ed
Edu Vargas, 4-0 al trentesimo del primo tempo. Edoardo Vargas. Non ci credo, è fuori gioco. Che cazzo di... La potevo sfruttare meglio. Alessio Cerci. 5-0 al quarantesimo. Questo è quello che succede quando uno perde 5-0. Perdita probabilmente del carattere. E niente, comunque questa è la dimostrazione che nonostante tu possa avere una squadra forte, se non sai giocare, perdi. E con questo, niente, con questo ho sbagliato. Già, il video finisce qua. Titolo vinto, come avete visto, ci sono i crediti. Ho preso... Quanti? 6.300 crediti? Vabbè, 6.000 per il titolo. E niente, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di mettere mi piace, iscrivetevi al canale e magari perché no condividete il video. Mi fareste tanto piacere. Grazie a tutti. Ciao, alla prossima.